cominciamo da Trieste, dove Guido Horn era nato, e leggiamo dalla guida alla mostra che Guido Horn arriva all'Imperial Regio Osservatorio di Trieste nel 1903, all'età di 24 anni, dapprima come assistente volontario ma pagato, per poi passare il ruolo nel luglio del 1904. L'Osservatorio Astronomico Nautico di Trieste era stato istituito nel 1850 da Francesco Giuseppe. Negli anni di Horn. La voce di Horn, 1932. Ora, poiché l'astronomo, a differenza degli altri naturalisti, ha il suo oggetto di studio a distanze irraggiungibili ed uno solo dei cinque sensi è utile alle sue ricerche, se questo unico senso non potrà essere ulteriormente aiutato e acuito, il rifornimento di nuovo materiale di studio verrà a mancare, con esso ogni ulteriore progresso. Horn amava Shakespeare. Nel Mercante di Venezia, atto quinto, scena prima, Lorenzo mostra a Jessica il cielo. Ascoltare le musiche dei pianeti viene da lontano. Le armonie del cosmo, nate dall'osservazione e dal pensiero dei greci, riprese da Cicerone, tornano a risuonare luminose nell'età della rinascita dell'antichità e dell'umanesimo. Osservazione, la conoscenza. La voce di Horn, 1932. Tornando al caso nostro, si può dire che il progresso dell'arte ottica e meccanica, continuato per circa tre secoli, sembra andare ora incontro a una sosta, e ciò non può lasciare indifferente l'astronomo, che prevede, con l'impoverirsi del materiale somministratogli dall'osservazione, venir meno anche la possibilità di accrescere le sue cognizioni e di penetrare più profondamente nell'intimo della natura. Monteverdi.
sarà il genio della nuova coraggiosa maniera di osservare il mondo attraverso la musica. Galileo ci racconterà delle sue notti di osservatore, con l'emozione che ci cattura, come se seguissimo assieme a lui ogni momento della sua avventura, con l'emozione di penetrare nella conoscenza e nella bellezza. Il giorno 7 gennaio, dunque, dell'anno 1610, a un'ora di notte, mentre col cannocchiale osservavo gli astri, mi si presentò Giove. Poiché mi ero preparato uno strumento eccellente, vidi, e ciò prima non mi era accaduto per la debolezza dell'altro strumento, che intorno gli stavano tre stelle piccole ma luminosissime. Per amplificare il diametro del mezzo ottico che deve raccogliere nella maggior copia possibile la luce degli astri, tentativi altrettanto ingegnosi quanto poco pratici. Oggi vogliamo parlare di un altro sistema che si sta sperimentando all'Osservatorio di Bologna e consiste nel sostituire alla superficie integra dello specchio un insieme di tasselli componenti la superficie stessa a guisa di mosaico. Il lettore si domanderà perché vogliamo comporre lo specchio a pezzi, quando si può averlo integro. Rispondo che oltre un certo diametro, 2,50 m, è la misura massima finora raggiunta da specchi collaudati dall'esperienza, la fusione e la levigazione di così grandi blocchi di vetro trascendono le forze umane, laddove la confezione di tasselli dello spessore di un centimetro e dell'area di circa un decimetro quadrato è impresa facilissima per un'officina bene attrezzata. Vaghe stelle dell'orsa, io non credi a tornare ancor peruso a contemplarvi sul paterno giardino scintillante e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo dove abitai fanciullo e delle gioie mie vidi la fine. Riposo sereno nell'alta erba verde e a lungo resto a contemplare in alto. Mi circonda incessante il cantare dei grilli e il cielo bei sogni sereni. Mi sembra di essere morto da tempo e di vagare beato negli spazi eterni. Oh,
Trieste nel 1879. Trieste, approdo al mare dell'impero austro-ungarico. Trieste, degli armatori e delle assicurazioni, dei commerci e dei caffè. Trieste, degli scrittori. Horn, con Ettore Schmitz, il futuro italo-svevo, prenderà lezioni di inglese da James Joyce. Trieste, città italiana. Città di frontiera. Trieste, città ebraica. Horn è nipote del rabbino capo della città. Cresce con lui dopo la morte del padre. Studia a Graz e poi a Vienna, dove Francesco Giuseppe ha fatto costruire un grande telescopio. Al momento della sua costruzione, nel 1878, è il più grande del mondo. Horn amava Chaplin e amava Don Chisciotte. È importante guardare le cose da un altro punto di vista, è utile e doveroso. Ma le leggi razziali non si possono guardare da un altro punto di vista. Non gli è possibile, dopo poco tempo dal suo allontanamento, neanche tornare di notte all'università, di nascosto, come fosse un ladro, per proseguire nelle sue ricerche. Non è opportuno, scrive il rettore dell'università. Per l'amor di Dio, disse Sancho, non gliel'avevo detto io che stesse bene attento a quel che faceva, che quelli erano mulini a vento, e solamente chi ci li avesse avuti in testa poteva accorgersene. Taci, caro Sancho, rispose Don Chisciotte, poiché le cose della guerra, sopra tutte le altre, sono soggette a continua vicenda, tanto più che io credo, ed è, e sarà certamente così, che il mago Frestone ha convertito questi giganti in mulini per togliermi la gloria di vincerli. Tale è l'inimicizia che mi tiene, ma alla resa dei conti poco varranno le sue male arti contro la bontà della mia spada. Si può me dire che la terre a tanto ne vous offensa, je mi depêcherai e pensa, vous la verriez fixe se terre. Settima e ultima osservazione. Levarsi dalla terra al cielo. Con questa mostra, Horn ritorna nella sua Trieste, vicino al suo osservatorio astronomico, che con la sua ricerca investiga e partecipa ai grandi progetti dell'ESO e al costruendo European Extremely Large Telescope ELT. Come ci insegna questa mostra e come ci ha detto il professor Molano in apertura, telescopio con uno specchio segmentato alla Horn è uno strumento del presente e del futuro. E già negli anni 50, con una lucidità impressionante, Horn aveva scritto come uno specchio a tasselli poteva essere trasportato più agevolmente nello spazio e con minore rischi di rottura. Ed è così che il successore del telescopio spaziale Hubble, il James Webb Telescope, che è uno specchio da 6,5 metri di diametro, formato da 18 tasselli esagonali di berillio, verrà messo in orbita nel 2021. 3744 asteroide Horn d'Arturo. 8558 asteroide Huck. 3623 asteroide Chaplin. 3552 asteroide Don Chisciotte. Dell'intelligenza, della scienza, della vera conoscenza non possiamo fare a meno. Con Don Chisciotte e con Chaplin salutiamo Horn d'Arturo, presenza luminosa della scienza, asteroide che orbita attorno al Sole. L'amorosa perseveranza compie talvolta cose impossibili,
Sebbene io, Don Chisciotte, mi sia proposto un fine assai malagevole, non dispero però di levarmi dalla terra al cielo. Smile, even though it's breaking wind.